segnali dello scontro diretto tra Sport Club Gravina e Svincolati Milazzo. Una gara a tutto cuore, tutta energia da entrambi le compagini. È anche vero che la delusione sul parquet è tanta per la squadra di coach Marchesano, che proprio negli istanti finali termina la partita. Ecco, in questo momento lo vediamo, mancano appunto 2 secondi e ecco che è finita la partita. Si giocavano il secondo posto, lo Sport Club Gravina ad un passo appunto dall'argento nel campionato, nella prima fase del campionato, perde negli ultimi secondi del match con un risultato di 76-70 per gli Svincolati Milazzo. Quindi la classifica per la prima fase del campionato di Serie C Gold Girone Azzurro vede capolista il Green Basket Palermo, al secondo posto gli Svincolati Milazzo e solo successivamente lo Sport Club Gravina a 16 punti, a solo 2 punti di distanza appunto dagli Svincolati Milazzo. Uno scontro diretto dove abbiamo visto tanta energia da entrambe le compagini, come abbiamo detto, e che si conclude con tanta amarezza tra gli uomini di coach Marchesano, come possiamo tranquillamente vedere. Analizziamo adesso la partita. Nel primo quarto gli Svincolati Milazzo hanno dato del filo da torcere al Gravina di coach Marchesano, che in difficoltà ha chiuso in svantaggio i primi 10 minuti effettivi di gioco sul parziale di 18-23. Nel secondo quarto sembra essere sceso sul parquet un altro Gravina, grintoso e determinato, che ritrova il vantaggio per 47-40 ma perde una colonna portante del suo gioco. Il playmaker etneo Simone Spina è infatti costretto al cambio per un infortunio al ginocchio e la sua assenza sul parquet pesa molto per gli etnei, che perdono le staffe e cedono al nervosismo. Il penultimo quarto prosegue punto a punto, entrambe le compagini si ribellano contro il duo arbitrale che poco concede e nel frattempo qualche errore difensivo dei padroni di casa consente a Milazzo di imporsi nuovamente, terminando il terzo periodo di gioco sul punteggio di 54-57. L'ultimo quarto passa lentamente, con gli Svincolati capaci di incantare i gravinesi e portarsi avanti fino a 10 punti di vantaggio. Nella seconda metà del quarto i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze, ma poco cambia e Milazzo ottiene la vittoria per 70-76. 2 punti, gli ultimi della prima fase, che per i milazzesi determinano il secondo posto nella classifica del girone azzurro e risultano essenziali per l'inizio della fase ad orologio prevista per la prossima settimana. Un campionato, quello dello Sport Club Gravina, fin qui con poche sbavature che hanno permesso alla squadra del presidente Natale De Fino di concludere questa prima fase posizionandosi al terzo posto. Infine, un plauso va di certo all'argentino Valentin Garrello, miglior marcatore del campionato di Serie C Gold, con ben 301 punti realizzati. Siamo stati molto nervosi, ci siamo un po' disuniti nel momento in cui il nostro playmaker titolare Spina si è infortunato al ginocchio. Quella è stata una perdita importante che un po' ci ha messo un po' di panico. E questo panico poi ha contribuito con un loro break che ci ha disuniti. Gravina è una squadra che se non gioca insieme, se non dà l'energia giusta a quello che fa, fa fatica. Sapevamo che loro venivano da 2 sconfitte importanti, Gela e Palermo, e quindi avevano bisogno di riscatto e di punti per giustificare il loro campionato, che deve essere di prima fascia. Noi vogliamo restare nelle prime fasce, ci siamo alla fine di questo girone, siamo terzi, siamo comunque molto soddisfatti, però adesso abbiamo da affrontare una situazione nuova e trovare equilibri nuovi, perché se Spina non sappiamo il danno che ha avuto al ginocchio, dovremo compattarci come squadra per cercare di tirare fuori il meglio, o ancora di più il meglio di quello che abbiamo fatto finora.